una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita Quissisana 30, Castellammare di Stabia. www.rsaoasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Siamo in compagnia di Fabio Caserta, si chiude, come dicevamo, con il direttore generale Clemente Filippi, questo giro d'andata imbattuti, questo 1-1, però come lo dobbiamo vedere questo 1-1? Un risultato 1-1 in maniera positiva come quello di Vibo o un'occasione sprecata, se vogliamo dire, visto la superiorità numerica? Ma sprecata, a volte veramente non ci accontentiamo mai, cioè, io sono contento, a volte forse voi non vi accontentate mai, un pareggio del genere secondo me, per come è fatta, come è stata la partita, per quello che hanno dato i ragazzi, è un pareggio bello. Attenzione, non è per criticare, è il tuo pensiero, no? Questo, è un cioè, pensiero, no, non ti metto sulla difensiva. No, non mi metto sulla difensiva, io dico che a volte non ci accontentiamo mai, bisogna vedere come è stata la partita, quello che ha prodotto la squadra. Non possiamo mai pensare di poter vincere tutte le partite. E io dico dall'inizio, però sembra che ogni pareggio sembra che ci sia sempre qualcosa che non va. Pareggiare qui in un campo in condizioni pietose, perché non si può fare calcio in un campo del genere, dove non riesce a fare due passaggi, dove ogni volta per recuperare una palla c'era un racchetta a palle e sparivano dopo 10 minuti di partita. Cioè, no, qua si gioca a calcio, non è che si gioca a perdere tempo, è sembrato sempre un perdere tempo continuo. Dopo il gol loro addirittura non si vedeva più neanche la racchetta a palle in giro. Questa è una cosa che mi ha dato enormemente fastidio, perché io penso che le partite si debbano giocare. E si debbano giocare, e poi capisco le interviste magari di qualche mio collega che si lamentava di questo, di episodi del genere già ripetuti. Questa è una cosa, dal mio punto di vista, brutta, perché la partita uno la deve giocare. Poi ci sta, ultimi 5 minuti uno perde tempo, anche noi lo facciamo, però dal primo tempo, subito dopo il gol, non ne parliamo. Non si è visto più un pallone, un racchetta a palle. Questa è la cosa, però al di là di questo, io dico che la squadra ha fatto una grande prestazione in un campo, ripeto, indecente, dove noi siamo abituati, dove i ragazzi sono stati sempre abituati a dimostrare che hanno bisogno di giocare palla a terra, impostare il gioco. Oggi è stata bravissima la squadra, perché si è calata nella mentalità di una squadra che quando non si può fare quello che uno vuole, si sa cambiare anche pelle. Questa è una cosa molto importante, per questo che io poi quando parliamo del pareggio io la vedo a 360 gradi, dico che è stata una grande partita da parte dei ragazzi. Sì, io valuto anche il fatto che la Juve Stabia resta imbattuta, 43 punti in classifica. È vero che diciamo alla fine i conti si fanno alla fine, però 43 punti dopo un giro d'andata comunque fa capire che nell'arco di questo girone già la Juve Stabia ha fatto un ottimo campionato finora. Bisogna un po' adesso confermarsi, perché nel giro di ritorno si aspetterà tutti quanti la Juve Stabia col coltello fra i denti. Ma io non penso che sia stato un ottimo, sia stato un girone d'andata strepitoso e veramente quasi impossibile ripetere, perché fare quello che hanno fatto i ragazzi, essere imbattuti nel girone d'andata con 43 punti e per tutto quello che hanno fatto è qualcosa di irripetibile. A mio avviso adesso arriva la parte più difficile, perché tutti si aspetteranno una Juve Stabia come il girone d'andata. Magari, ma non è facile, perché per me il girone di ritorno è già un campionato a parte, nel senso che tutte le squadre si conoscono, sanno i pregi e i difetti del singolo avversario, quindi ci aspetteranno, perché chiudi imbattuto a 43 punti con 7 punti di vantaggio sulla seconda, e tutte le squadre vorranno fare bene e vogliono a tutti i costi vincere contro di noi, ma come del resto è giusto che sia, però noi dobbiamo essere ancora più bravi e sapere che adesso arriva il momento più difficile. Noi dobbiamo pensare domenica
a chiudere l'anno nel migliore dei modi e poi ricaricare le pile per un po' di giorni. Ecco, abbiamo detto dei raccattapalle che sono spariti, però ti ha convinto la prestazione dell'arbitro, a noi in alcuni frangenti no. È inutile parlare adesso dell'arbitro, io so che i ragazzi si lamentavano di un calcio di rigore non dato, più di una volta sul cross di Melara, però sul tiro di Papuri. Adesso parliamo del nulla, ormai partita è finita, l'arbitro è inutile parlare, nell'arco dei 90 minuti può fare qualcosa, può cercare di lamentarti perché magari, ripeto, come hanno detto i ragazzi, c'è stato più di un rigore, sì. Al di là di quello dato, noi abbiamo fatto di tutto e io non posso rimproverare niente perché i ragazzi hanno fatto di tutto e di più per cercare di vincere la partita. Al di là dell'uomo in più, noi, ripeto, in questo campo, poi 10 giocatori sotto linea palla, il secondo tempo soprattutto non mi ricordo un'azione o un qualcosa da parte loro. C'è stata solo la Juve Stabia con la voglia di recuperare e di vincere la partita. C'è stato fino alla fine, quindi non bisogna prendere questo punto come un punto importante. Ecco, ci spieghi come mai a Lievi non c'era un problema tecnico, cioè problema fisico o una scelta tecnica, e poi abbiamo sentito un Carlini che ha stretto i denti per essere in campo, poi purtroppo non ce l'ha fatta più. È giusto la nostra votazione, le nostre informazioni? Avete gli agenti segreti. A Lievi, se voi vedete bene, domenica è uscito per un problema, sì, che sentiva un po' il flessore affaticato, quindi io non ho deciso di non rischiarlo, perché sia il campo sia perché non aveva recuperato, a mio avviso, poi magari poteva fare anche 90 minuti, però ho preferito non rischiare perché, ripeto, ho una rosa dove mi permette di scegliere dove voglio e chi voglio. Riguardo Carlini è stato male, però ha voluto giocare a tutti i costi, ci ha cercato di stringere dente, però poi quando si è fermato a fine primo tempo mi ha detto non ce la faceva più perché faceva proprio fatica, stava male, penso sia un virus perché adesso si sentiva anche la febbre, però voleva giocare a tutti i costi perché si sentiva, non stava al 100%, però voleva dare una mano alla squadra, quindi è stata solo a fine primo tempo, ho deciso di sostituirlo perché appunto non ce la faceva. Grazie.